centro storico di Siderno. ...5.990 buoni motivi per venirci a trovare. Il resto è solo pubblicità. Ritorto Mobili presenta Full Casa, la promozione ideata e progettata per te. Arreda la tua casa ad un prezzo eccezionale, solo 5.990 euro. Cucina completa di elettrodomestici, tavole, sedie, parete attrezzata e camera da letto di alta qualità e dal design moderno e funzionale. Ritorto Mobili ti consente di personalizzare ogni dettaglio con finiture e colori a tua scelta, adattando la promozione Full Casa ai tuoi gusti e ai tuoi spazi. Ritorto Mobili sceglie da sempre il meglio per te. E allora cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, a Gioiosa Ionica. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon & Blaine, Siviglia. Heritage, Calvin Klein, Mastai Ferretti, Visigual, Lucky Lou. Fix Design, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion. Condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. Hai bisogno di perdere qualche chilo di troppo? Senza diete e senza farmaci? Io ho la soluzione giusta per te. Sono il dottor Enzo Lamberto ed ho brevettato un'apparecchiatura elettronica in grado di intervenire direttamente sui centri nervosi, eliminando innanzitutto la fame nervosa ed abituando l'organismo ad un'educazione alimentare corretta. Grazie alla mia invenzione potrai perdere fino a 20 kg in poco tempo senza traumi fisici o psicologici. Vieni a trovarmi, mi trovi a Siderno in Piazza Risorgimento. Chiamami prima per un appuntamento, però ti garantisco che i chili che perderai non li recupererai mai più. Ti aspetto. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Ritrovati dalla redazione a una nuova edizione della rassegna stampa di Telemia, la puntata del weekend con i quotidiani calabresi e quelle che sono le notizie del giorno, tutte importanti. Sono tre i temi oggi che dominano in prima pagina. Città metropolitana, ieri seduta, si accelera sul nuovo ente, poi la seduta del Consiglio regionale con tantissime assenze e soprattutto una seduta lampo, quella di ieri a Palazzo Campanella. E anche un nuovo fatto di sangue a Bivongi, è stato ucciso a colpi di lupara Antonio Russo. Ci occuperemo nello specifico anche di questo e poi i temi del comprensorio e l'appendice finale dedicata allo sport, perché quella di oggi è una giornata importante con tanti anticipi nei vari campionati e domani il resto delle gare. Faremo un attimino il punto della situazione. Ma andiamo con ordine perché ci sono le prime pagine, vediamo quale titolo riserva in apertura il quotidiano del Sud. Lo dicevamo qualche istante fa, Bivongi, allevatore ucciso a colpi di fucile davanti a casa. Dunque, fatto di sangue nella vallata dello Stilaro, 10 anni fa scampò a un altro agguato, Antonino Russo e la sua auto dopo l'agguato. Tra poco analizzeremo, approfondiremo questa notizia anche attraverso il nostro portale, perché la notizia è arrivata puntuale sul nostro sito. Vendeva negli USA case inesistenti, e questo è il titolo che domina in apertura. Truffa organizzata da un uomo originario di Saracena, 4 denunce, raggirati ignari calabresi con la promessa di ricavarne cospicue rendite, 2 milioni di euro intascati dall'imbroglione. E poi si parla di infrastrutture, siamo già ai tagli alti, ponte, il sindaco di Messina promette barricate contro, e lo dicevamo, Consiglio regionale della Calabria, quello che è andato in scena ieri a Palazzo Campanella, metà sono assenti, un'altra seduta lampo. E ancora, sposi in elicottero, la vicenda di Nicotera adesso passa alla DDA. A fianco faida di Oppido Mamertina, tutti assolti per gli omicidi, reggono le accuse di mafia e altri reati. Andiamo subito al taglio basso, racket della carne, pene pesanti per gli imprenditori, l'associazione mafiosa riqualificati in concorso esterno, condannati l'ex vicepresidente della Regina Calcio, Remo, il fratello e il boss l'abbate. Era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Proseguiamo questo nostro rapido sommario su quelle che sono le notizie di prima pagina. Vediamo subito l'apertura. Lo dicevamo, la città metropolitana accelera. Il Consiglio istituisce 3 commissioni per valutare la bozza di statuto del nuovo ente. Si accendono i toni solo sui conti della provincia. Mauro è vice sindaco. Il fatto di sangue avvenuto a Bivongi domina e fa eco anche nell'apertura di Gazzetta. Il taglio alto sottotestata, vedete, ucciso a colpi di lupara. Antonino Russo, allevatore 47enne con precedenti per droga. Antonino Russo, eccolo in questa foto, il killer lo ha atteso sotto casa e lo ha freddato appena sceso dall'auto. Ad Oppido invece Erinni, per quanto riguarda la giudiziaria, inflitti 84 anni senza ergastoli. Andiamo subito alla fotonotizia di centropagina. Reggio, concorrenza sleale con l'appoggio dei clan, estorsione, 15 anni a Gianni Remo, è stato vice presidente della Regina Calcio. Il processo si è celebrato davanti al tribunale collegiale al CEDIR di Reggio Calabria. E ancora di spalla gli occhielli di Reggio e Provincia, iniziando dalla Piana, Palmi, lunedì in aula la conclusione della telenovela delle surroghe. A San Ferdinando il comitato 7 agosto, reflui Fognari nel canalone. Saline, siamo nel Regino, i migranti si barricano, vogliono andare via. E ancora Ionica, ferrovia, una protesta senza troppa partecipazione. Ieri sera c'è stato anche la seduta del Consiglio per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Vallata del Torbido a Marina di Gioiosa, dove è stato firmato un importante documento. Ci fermiamo qui adesso con la carta stampata, ci ritorneremo tra pochissimo perché analizzeremo, approfondiremo tutte le notizie anche all'interno, con grande spazio ai temi regionali, alle infrastrutture, ai fatti di sangue avvenuti a Bivongi e soprattutto le sedute della città metropolitana e del Consiglio regionale della Calabria. Ma andiamo sul nostro portale www.telemia.it, vedete l'omicidio a Bivongi, ucciso Antonio Russo, classe 69, ieri sera alle ore 21 a Bivongi è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a pallettone un uomo di nome Antonino Russo, classe 69, l'uomo era pregiudicato. E ancora Roccella,
finalmente illuminata la rotatoria sulla 106 di Contrada Serulline. E ancora a Bovalino la commissione straordinaria coinvolge associazioni ed operatori commerciali. Per quanto riguarda le altre notizie sul nostro portale, ci occupiamo anche di calcio prima e basket dopo. Lega Pro, Regina Zeman, Granillo scandaloso, Oggiano gioca perché è il più forte, dice il tecnico della Regina Karel Zeman. Eccolo in un momento della sua conferenza stampa, la Regina è impegnata in un terreno difficile nella prossima sfida a Lecce. Per il basket, Serie A2 squalifica Pala Calafiore, accolto in parte il ricorso della Viola. Invece per la politica, incontro pubblico di Roccella Bene Comune domani al convento dei minimi, dunque organizzato dal gruppo Roccella Bene Comune. Danni sociali, danni economici, danni erariali, questo il titolo dell'iniziativa. Non ci sono altre notizie importanti, per cui possiamo tranquillamente lasciare il nostro portale www.telemia.it, che anche voi potete tenere d'occhio da casa 24 ore al giorno per essere sempre aggiornati in tempo reale insieme alle nostre pagine Facebook. Ritorniamo sui quotidiani calabresi, ci sono le notizie del giorno, i fatti del giorno, tutti importanti. Andiamo a dare un'occhiata subito alle notizie di primo piano. Abbiamo detto delle infrastrutture, questo ponte non sa da fare, scrive il quotidiano del sud all'interno a pagina numero 6. Il sindaco di Messina promette barricate, replica al sindaco della città di Reggio Calabria Falco Matà, deve dire sì a qualcuno. E ancora la mobilitazione, lo dicevamo, riuscito l'assalto al treno, adesione di cittadini e amministratori ieri. Il coordinatore del CIUFER, iniziamo da qui e niente chimere, convogli vergognosi nella tratta ferroviaria ionica. E intanto l'intervento, vedete il taglio basso, Renzi in malafede abbindolo il popolo del sud, combattuto in piena campagna elettorale, abituato ad annunci disattesi. L'intervento è di Giovanni Alvareo, comitato ponte subito Reggio Calabria. Lasciamo le pagine 6 e 7 che si occupava di infrastrutture, proseguiamo ancora con il quotidiano del sud, lo facciamo con la faida di Oppido, così tocchiamo gli altri temi della giornata, tutti importanti. La giudiziaria, tutti assolti per gli omicidi, lo anticipavamo nei titoli di apertura. La DDA aveva chiesto 5 ergastoli, ridimensionato l'impianto dell'inchiesta Rinni, reggono le accuse di mafia e altri reati ma cadono quelli per i fatti di sangue. E ancora la ricostruzione, vittima data in pasto ai maiali, non trovati riscontri durante il processo alle ipotesi sull'eccidio. Secondo gli inquirenti, in un'intercettazione un imputato si vantava come strillava, uno scovato dopo una lunga latitanza. Occupiamoci di università, andiamo a pagina 13, quando la ricerca fa sold out, vedete il titolo, si stimano circa 25.000 presenze, affluenza da record per le visite nei dipartimenti che hanno attratto le scuole. E ancora dal Luna Park della chimica alla realtà virtuale, i laboratori, se il paese non investe a salvare è la passione. E poi i seminari, siamo al taglio basso ancora per rimanere in argomento, una partita a risico per conoscere i sovversivi calabresi. Andiamo avanti, cambiamo decisamente argomento, Consiglio regionale della Calabria, la seduta lampo di ieri a Palazzo Campanella, tantissime assenze, 2 su 4 i punti all'ordine del giorno approvati, un'ora e tutti a casa, salta la proposta di modifica della legge sull'enoteca di Calabria. Vedete il minuto di silenzio per ricordare l'ex presidente della regione Calabria Antonio Giulio Galati, che è mancato qualche giorno fa. E ancora per la politica, referendum, i fronti opposti preparano gli eventi, oggi alla Lamezia Terme l'incontro a favore del sì, il 17 tocca al gruppo del no. A Crotone, accreditamento, partito l'iter, la palla adesso passa al Dipartimento Salute e Ascura e Urbani, l'ASP prende atto del parere favorevole della commissione al Marrelli, vedete il Marrelli Hospital in questa foto. Andiamo ad occuparci di pagina 15, vi segnaliamo questa notizia, la truffa perfetta viene dagli USA, vendeva case in America a ignari calabresi con la promessa di rendite, 2 milioni di euro intascati dal truffatore, 4 denunce e beni sotto sequestro, vedete due agenti della Guardia di Finanza. Alla Lamezia Terme invece in auto con 5 ordigni, arrestati due giovani lametini nei pressi dello svincolo A3 Salerno Reggio Calabria, gli arrestati sono Luigi Vicenzini e Piero De Sarro. Continuiamo ancora con i temi regionali.
giornali, le pagine Calabria che anticipano tra poco i temi del comprensorio con Locri de Piana, il fatto di sangue avvenuto a Bivongi alle 21 di ieri sera. La notizia viene riportata da Francesco Sorgiovanni, ucciso a colpi di fucile davanti a casa. Vittima un allevatore di 47 anni, 10 anni fa, evitò un agguato. Agguato mortale dunque ieri sera intorno alle ore 21 in pieno centro abitato. A finire sotto i colpi e i sicari il pregiudicato Antonino Russo, soprannominato Cinnarata, di anni 47, allevatore, sposato e padre di 5 figli. Russo è stato ucciso all'entrata della sua abitazione nella via Margherita di Bivongi, centro della vallata dello Stilaro. Questo è un primo stralcio di questo servizio che trovate a pagina 16. Cambiamo decisamente argomento, le vicende che riguardano la città di Nicotera, i fatti per quanto concerne gli sposi in elicottero, se ne parla anche oggi. La competenza è tutta della DDA. Tutto il fascicolo dell'inchiesta sull'elicottero in piazza passa a Catanzaro. Indagate 7 persone tra sindaco, dirigenti comunali, lo sposo, piloti e imprenditori. E poi il caso, ci spostiamo a Catanzaro, studentessa disabile senza sostegno, interviene la regione. Presto arriveranno le risorse. Ad Oppido Mamertina siamo al taglio basso, 20 anni fa l'omicidio di Antonino Polifroni. Oggi le celebrazioni dell'imprenditore ucciso dall''ndrangheta. Siamo già alle pagine di Reggio, la seduta della città metropolitana di ieri, nel giorno di Mauro, chiesti lumi sui conti della provincia. Vedete un'intera pagina dedicata alla seduta che si è tenuta ieri a Reggio Calabria. Un confronto nel momento di sospensione dei lavori e ancora, vedete, tutte le altre notizie con le foto anche dell'assessore comunale Neri, di Salvatore Mafrici, di Salvatore Fuda, sindaco della città di Gioiosa Ioniche, di Lamberti e Giannetti. Andiamo avanti, ci occupiamo di sanità, sempre nella pagina di Reggio, emergenza nei reparti di ostetricia e neonatologia. Il direttore interaziendale Coco accusa criticità in città, a Locri e anche a Polistena. Lasciamo le pagine di Reggio, ci andiamo ad occupare adesso di temi locali, lo facciamo subito, prima con la Tirrenica, poi Grecanica, Locri de Piana, Villa San Giovanni, Robinson, parco di tutti i bimbi. Vedete l'apertura, riqualificazione, manutenzione e ristrutturazione del sito. L'assessore Ricchica afferma raccolti fondi per l'altalena dei piccoli disabili. E ancora a tre, chiusa la terza carreggiata per la Sicilia, si esce adesso a Campo Calabro, lavori di ammodernamento dell'autostrada. A Santo Stefano una notizia in breve, maxi rissa a Gambarie, ci sono 9 denunce di spalla, 3.000 cinghialisti pronti alla battuta. Villa San Giovanni, panoramica di rifiuti abbandonati, segnalazione dei residenti nel quartiere, vedete rifiuti lungo la via panoramica dello stretto. A Scilla invece truffa alla GEA, assolto imprenditore, decisione da parte del Tribunale. Siamo già alla Grecanica dopo la Tirrenica. Saline, la protesta dei migranti, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Andiamo dentro la news, i minori occupano pacificamente la palestra dei Rangers. La richiesta di essere trasferita altrove, la mediazione di forze dell'ordine e prefettura. Vedete in questa foto la protesta dei migranti minori alla palestra di Saline Ioniche nel Regino. A Motta San Giovanni, Don Mimmo Rodà si insedia a Lazzaro. Festa alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Don Mimmo cartella trasferito dopo 15 anni. Merito a Porto Salvo, baby consiglio comunale, altra richiesta. L'opposizione rinnova la mozione per istituire l'assise dei ragazzi. Il disagio giovanile si combatte anche favorendo la partecipazione attiva alla cosa pubblica, si legge in questo virgolettato del sottotitolo. Una città da cambiare, ci riprova dopo il niente. E ancora, Bova Marina, Archeoderi, nonni al parco e l'iniziativa. E siamo già alla Locride, apriamo con Monasterace, centro lombardo, vediamo l'apertura, dunque tutta la verità. Il capo area tecnica del comune spiega i motivi della scelta. Polemiche sulla sede, Denise risponde all'interpellanza del consigliere Spanò. Vedete in questa foto Caterina Denise. A Siderno invece Santelli
Straccia: chi non è allineato vuole governare imponendo la forza, dice Iole Santelli in questo virgolettato. Lite nel centrodestra, Caruso replica alla parlamentare di Forza Italia. E ancora Martone: maggioranza sgangherata e ruberie, sindaco dimettiti, Partito Comunista contro il sindaco di Martone, Giorgio Imperitura. Vedete in questa foto Nicola Limoncino. Mentre il paese versa in uno stato comatoso quasi irreversibile, questa maggioranza sgangherata e rissosa non riesce a uscire dalle secche nelle quali scelte politiche sbagliate e clientelari di ogni tipo stanno portando il paese all'estinzione. Questo è un primo stralcio di questo servizio che troverete nelle pagine della Locre con questo intervento del capogruppo di opposizione Nicola Limoncino. A fianco Roccella Ionica: puliamo il mondo, studenti e immigrati insieme per il verde. E questa è l'iniziativa. Andiamo a pagina 27. Monasterace: ferrovia su un binario morto, ma i pendolari non ci stanno. Il sit-in per chiedere trasporti più adeguati. Sindaci infuriati, scarsa partecipazione. A Caulonia invece, legittima l'ordinanza del sindaco Riccio, la farmacia riapre. Speriamo che stavolta che sia la volta buona. Oggi intanto manifestazione. La farmacia di Caulonia Centro ha riaperto i battenti. L'ordinanza del sindaco che affidava l'incarico temporaneo per assicurare la continuità assistenziale era legittima. Andiamo avanti ancora a Caulonia: SOS frane, cedimenti strutturali in località Iudeca. Voragini nel centro storico a rischio via Carmine e via Maietta. Arriva intanto il capo della protezione civile Carlo Tanzi. L'area dichiarata zona gialla dopo le alluvioni del 51-53. Vedete cedimenti strutturali nella zona Carmine Maietta del centro storico e la cosiddetta Iudeca. Veramente situazione difficile per quanto riguarda la viabilità. Per quanto concerne queste località caoloniesi, lasciamo le pagine della Locride, siamo già alla Piana, ci occupiamo subito di Polistena, l'ospedale, emergenza igiene adesso all'ospedale Santa Maria degli Ungheresi. L'accusa: aria operativa sporca e insalubre, cittadini indignati. Disservizi e carenze evidenziate dal coordinamento dei democratici progressisti. E poi c'è l'avvertenza: ritardi nei pagamenti alla ditta di pulizie. Continuiamo con Cinque Fronde, rimaniamo ancora nelle pagine pianigiane. Rinascita a sostegno del sindaco, solo provocazioni, la Ghirelle con Tripodi che prosegue. E ancora Taurianova a fianco, circonvallazione, ora si studia collaborazione tecnico-scientifica per il sistema urbano, intesa siglata tra comune e università per la messa in sicurezza. Vedete in questa foto il sindaco della città di Taurianova, Scionti e Neri siglano l'intesa. Ritorniamo a Cinque Fronde, a pagina 29, lavori pubblici, pioggia di fondi, buone notizie dunque verso la messa in sicurezza della scuola di via Mammola. Il vice sindaco annuncia l'avvio di lavori per un importo di 1,7 milioni, finanziamenti per il quartiere Rosario. Vedete il plesso scolastico oggetto di finanziamenti, dunque pioggia di fondi. A Gioia Tauro, referendum arriva a travaglio, dibattito sulle ragioni del no in vista del referendum del prossimo 4 dicembre. Ancora Gioia Tauro, per questo servizio di Cheti Galati, il palazzo di via Trento sarà presto adibito a plesso scolastico, l'impegno del presidente Raffa con gli studenti. Cinque Fronde, la bella iniziativa, la festa dei nonni invece al centro polifunzionale, iniziativa voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Conia. Notizie in brevi, la prima arriva da Sinopoli. Andiamo subito a spalla, sconta pena per truffa Taurianova, con l'ascia al bar e viene arrestato. San Ferdinando in carcere per furto a Melicucco, parti di arma in casa, anche qui ci sono degli arresti. Lasciamo la pagina 29 e andiamo ad occuparci subito di sport, vediamo i grandi impegni delle calabresi iniziando dal Crotone che non può adesso più sbagliare. Crotone allo sci del CONI dà l'ok, speriamo che sia la volta buona affinché il Crotone possa ritornare a giocare nel suo stadio. Falcinelli: lavoriamo duro, arriveranno i punti e anche i miei gol, dice il giovane Falcinelli. E ancora l'anticipo di Serie B, quello di ieri sera, Brienza risponde a Caracciolo e finisce 1-1 Brescia-Bari. Il Catanzaro punta sull'orgoglio, un'altra calabrese in crisi, e il Catanzaro del tecnico Mario Somma, eccolo in questa foto. Tornerà disponibile Carcione e c'è anche Maita, non ci saranno Moccia, ma soprattutto ad Agrigento. Per il Catanzaro serve il risultato per riportare fiducia e ristabilire una certa credibilità.
mobilità. Andiamo ad occuparci del Cosenza, si decide oggi per Mungo e Bachelet. Per quanto concerne la Regina, non starà a guardare la formazione dello Stretto, sta attraversando un buon momento di forma. Contro il Lecce rientra Lancia che va in panchina, dubbi invece per Silenzi. Il tecnico Zeman parla della trasferta di Lecce, gara difficile ma siamo preparati, dice il tecnico Boemo. E ancora Eccellenza Vigor, l'obiettivo è non perdere ancora per l'Eccellenza. Isola Capo Rizzuto, Itri attenti ai biancoverdi. Era questa l'ultima notizia, oggi è giornata di anticipi ma soprattutto è giornata di derby importante, c'è quello della Vallata del Torbido che si giocherà alle 15:30 al Comunale di Mammola, tra Mammola e Grotterie, e tantissimi altri anticipi di prima categoria. Siamo già a Gazzetta del Sud, anche qui ne coda, ci occuperemo di calcio, faremo il punto per quanto riguarda le formazioni calabresi e ci andiamo ad occupare adesso subito di Pagine Calabria. Il Ponte tiene banco, ancora polemiche dopo l'annuncio di Renzi, il Ponte certo ma non da solo. Intervista al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, che oggi troverete su Gazzetta del Sud e che vi consiglio di leggere, tassello di un programma che comprende alta velocità e sistemi intermodali, afferma il governatore Mario Oliverio. Eccolo in questa foto con Graziano Del Rio, titolare del Dicastero alle infrastrutture. E ancora nella stessa pagina, nel taglio basso, in un anno 500 milioni di euro le erogazioni di Arcea agli agricoltori, Dacri replica a Orso Marzo e un livello di spesa mai raggiunto, dice, nella nostra regione. Per l'indennità compensativa 2015 vi è la necessità di un passaggio di natura tecnica. Vedete in questa foto appare Mauro Dacri, consigliere regionale delegato di Oliverio per quanto riguarda l'agricoltura calabrese. Palazzo Campanella, enti subregionali, Viscomi sollecita nuove strategie. Sulla Cassa dei Vini schermaglie in aula tra Iete e Nicolò, questa è la seduta lampo di ieri di Palazzo Campanella, la seduta del Consiglio regionale della Calabria. Vedete il vicepresidente Antonio Viscomi intervenuto ieri in Consiglio regionale. Oggi vi racconteremo tutta la seduta nel nostro TG News delle 13:30. Da Lamezia a Bucarest due volte a settimana, secondo volo diretto per l'est. Pochi giorni fa Wizz Air aveva annunciato la rotta per Budapest. E ancora vendeva negli USA case di altri, scoperto raggiro milionario. Ci occupiamo degli altri fatti del giorno, così cambiamo anche decisamente argomento. La cronaca domina in primo piano a pagina 19. Immobiliarista originario di Saracena avrebbe ceduto beni non di sua proprietà. L'uomo avrebbe consegnato agli ignari clienti contratti d'acquisto e di fitto in lingua inglese con registrazioni fasulle. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. A Lamezia Terme carico di bombe fatte in casa, intercettato dai carabinieri. A Lamezia arrestate due giovani, si tratta di Luigi Vicenzini e Piero De Sarno, eccoli in questa foto, e poi gli ordigni esplosivi sequestrati a Lamezia. I cinque ordigni vengono usati solitamente per far saltare in aria auto e saracinesche. Continuiamo, Roggiano, siamo nel Cosentino, l'imprenditore ferito a Campana, non ho visto chi ha sparato. Il trentenne ha raccontato ai carabinieri la sua verità, i colpi sarebbero stati esplosi da dietro la fitta vegetazione. Un anno fa il fratello fu vittima di un attentato assai simile. E ancora lettera minatoria con escrementi al sindaco, è successo a San Gineto, destinatario della missiva Michele Guardia, primo cittadino di San Gineto, al centro delle polemiche per la vicenda di Angelo, il cane torturato e ucciso. Vedete Michele Guardia e il sindaco minacciato di San Gineto appare in questo fotino nel taglio basso. Proseguiamo ancora con Gazzetta del Sud, ci spostiamo a Bivongi, questo fatto di sangue che viene riportato a pagina 20 da Antonino Lupis, agguato a colpi di lupara, allevatore assassinato. Antonino Russo, 47 anni, lascia una moglie e quattro figli, aveva precedenti per detenzione di cocaina. Il killer lo ha teso sotto casa a Bivongi e lo ha freddato a colpi di fucile caricato a pallettoni appena sceso dall'auto. Come ogni giorno tornava dalla campagna, chi ha sparato conosceva bene le sue abitudini. E ancora Palmi, locale di Oppido Mamertina, regge l'associazione ma cadono le accuse di omicidio, nessun ergastolo, la sentenza del processo Erinni in corte d'assise a Palmi. Vedete l'operazione Erinni, la conferenza stampa di fine 2013. E ancora nella stessa pagina altri fatti molto importanti riportati da Gazzetta, estorsione allo zio con
condannato l'ex vicepresidente della Regina Calcio. Il tribunale ha inflitto 15 anni al fratello Remo. Mano pesante dei giudici anche su Michele Labate, 22 anni di carcere. Vedete, l'imprenditore Gianni Remo è stato presidente e vicepresidente della Regina Calcio e il capoclan Michele Labate in queste foto. Acquistavano droga a Scampia e poi per poi venderla nel Catanzarese. Chiuse le indagini per 47 persone, riesame e rigetta le misure cautelari. La reiterazione del reato per la Corte di Cassazione non sarebbe dimostrata. Andiamo ad occuparci di pagina 21, sono tanti i temi oggi nelle pagine regionali calabre. Case popolari senza manutenzione, intonaci cadenti e infissi fatiscenti. A Filadelfia c'è paura dopo la scossa dell'altra settimana, quando ha tremato la terra in Calabria. Gli inquilini affermano stanchi di essere presi in giro, nessuno ci ascolta. Le palazzine sembrano versare in uno stato di abbandono e degrado. Vedete come si presenta l'ingresso di una delle palazzine di alloggi popolari, senza risposta a tutte le segnalazioni inoltrate dai residenti all'ATERP. E ancora a Filadelfia in aumento il numero dei donatori di sangue. Sulla 3 invece, tra Sant'Onofrio e Mileto, 22 anni fa la morte di Nicolas Green. Rimane d'attualità l'impegno a promuovere la donazione degli organi. Era l'ultima notizia delle pagine Calabria, siamo alla cronaca di Reggio, il consiglio della città metropolitana di ieri, vediamo come riporta la notizia anche Gazzetta, un consiglio ovattato in corona Mauro. Città metropolitana, il sindaco Falco Matà indica il suo vice che promette impegno e apertura alle istanze dei territori. Costituite 3 commissioni per valutare la bozza di statuto, ma resta in piedi il nodo delle deleghe. E ancora fissate 9 riunioni per il 5 ottobre, il 12 e il 19, si cerca di accorciare i tempi per fare funzionare subito l'ente. Vedete la seconda seduta dopo l'insediamento, ieri è tornato a riunirsi dunque alla provincia il consiglio della città metropolitana. Sogas e conti della provincia, motivi di frizione, intanto mancano i soldi per la manutenzione delle strade. Primi distinguo politici che interessano tematiche sensibili, sollevate perplessità sulla richiesta di conoscere lo stato finanziario di Palazzo Alvaro. In questa foto il sindaco Falco Matà insieme col segretario Minicucci. Andiamo avanti, ci occupiamo ancora di Gazzetta, fumata nera per gli stipendi, ci occupiamo della notizia che arriva sempre da Reggio, in prefettura la trattativa ad Oltanza tra il comune e Leonia, raggiunto l'accordo sulla produttività e il contratto decentrato. Occupiamoci adesso di temi locali, lo facciamo prima con la Tirrenica, subito dopo ci occuperemo solo e esclusivamente di Locride nella parte finale della nostra rassegna stampa. Sanità pubblica nel caos a Polistena, tra vertenze lavorative e reparti senza personale. Da Polistena un grido d'allarme anche per Locre e Reggio. L'ex primario Coco ascrive i problemi ai tagli dei commissari cui si rivolgono i democratici progressisti. Il nuovo ospedale della Piana sostituirà o integrerà i servizi della Santa Maria degli Ungheresi? E questo è un po' il punto di domanda. In questa foto appare proprio la struttura ospedaliera di Polistena, uno dei due presidi SPOC della provincia insieme al nosocomio di Locri. Sempre a Polistena, associazioni disabili sì alle linee guida. ADDA, AGES e Comma 3 ringraziano l'assessore regionale alle politiche sociali Federica Roccisano, eccola che appare in questa foto. E ancora 5 fronti, scuola media, ristrutturazione ed efficientamento energetico. Il comune annuncia diversi lavori pubblici. Via anche alla messa in sicurezza del quartiere Rosario, città metropolitana, dai patti per il sud 400.000 euro per il rifacimento di Piazza Castello. E ancora 5 fronti, la bella iniziativa, ovvero la festa dei nonni al centro polifunzionale. A fianco Varapodio, altro centro pianigiano, il coraggio di Polifroni, il dovere del ricordo. Commemorazione oggi a Varapodio. Presente la delegazione del liceo scientifico di Casalecchio di Reno, centro dell'Emilia Romagna. Oggi verrà scoperta e benedetta una scultura in pietra sul logo dell'agguato di 20 anni fa. Gioia Tauro, taglio basso, appello della famiglia di Angelo Pochiero, avvolto nel mistero la scomparsa del pensionato di Melicucco, ce ne siamo occupati qualche giorno fa. Del caso si interesserà anche il programma di Rai 3, Chi l'ha visto? Proseguiamo, ancora Gazzetta del Sud, chiudiamo con la Tirrenica, poi ci occuperemo di Ionica, l'acqua scorre sotto il canalone, lo anticipavamo nei titoli di apertura. San Ferdinando, finora nessun risultato concreto dopo i tanti tavoli tecnici. Denuncia del Comitato 7 agosto, ancora liquami
rami fognari individuare intanto gli scarichi. Vedete Antonella Rizzo in questa foto, l'assessore regionale all'ambiente, ha presieduto i diversi tavoli tecnici che si sono svolti a San Ferdinando nella Piana. E qui il canalone dei veleni, anche ieri si è resa necessaria l'aspirazione dei liquami inquinanti dalla foce del canale di Scolo. Tra una settimana l'audizione di IAM e CORAP, lo afferma Giovanna Ruzzolo, consigliere regionale del Nuovo Centrodestra, all'ordine del giorno della seduta del 7 ottobre della Commissione del Consiglio regionale della Calabria. Ritorniamo a Gioia Tauro, ora maggioranza e opposizione vogliono tirare le somme su PEDA. Due richieste di convocazione, Alessio del PD sulla fronda antitoscano, parliamo dei problemi della città. Vedete Aldo Alessio, consigliere del Partito Democratico. E ancora Lauriana Di Borrello, da oggi due pullman per studenti pendolari. Accordo tra la Regione Calabria e la ditta Le Rosi, sospesa intanto la protesta. Taglio basso, le 12 scimmie indossano giacca e cravatta, nasce il movimento Evoluzione Popolare. Vedete il servizio di Gioia Tauro nel taglio basso, Cangema afferma noi cittadini principali responsabili dell'amministrazione. Già alle elezioni dello scorso anno era stata presentata una lista a sostegno di Rosario Schiavone. Continuiamo, siamo già alla Ionica, andiamo a dare un'occhiata subito alla notizia che rimbalza a pagina 34, giornata di mobilitazione quella di ieri per la ferrovia Ionica, mobilitazione riuscita a metà. Il vescovo della diocesi di Logri Gerace, Oliva, chiede vediamo solo di avere trasporti allineati a quelli offerti al resto del paese. Da Monastero a Ciammelito, assalto ai treni di amministratori e associazioni, ma con scarsa partecipazione popolare. Vedete la partenza, quella di Monasterace, qui diversi sindaci presenti, amministratori dell'Alto Ionio in attesa del treno alla stazione Monasterace. E ancora qui si riconoscono i sindaci Russo, Meduri e Laganai, Don Zampaglione dell'area grecanica. E ancora associazione italiana giovani avvocati, siamo al taglio basso, una doppia mozione al congresso di Perugia, i giovani avvocati di Locri guidati da Manuela Calautti, l'avvocato che naturalmente guida l'associazione italiana giovani avvocati. Nel mirino le nuove regole su esame di stato e albo dei cassazionisti. E ancora polsi il rito delle due corone, domani la cerimonia della deposizione. Vedete le corone della Madonna e del bambino saranno custodite al museo Polsiano di San Luca. Aria grecanica, scatta la caccia al cinghiale, appello a Regione e a TC1. Ritorniamo alla ferrovia Ionica, la mobilitazione di ieri, peccato per l'assenza del sindaco di Reggio Falco Matà, secondo il presidente del sodalizio promotore Gattuso, per lo sviluppo del territorio, investimenti e servizi di qualità. Gli attuali convogli hanno 40 anni di vita, abbiamo chiesto alla Regione di comprarne almeno 15. Andiamo avanti, pagina 35, ci avviamo verso la parte finale della rassegna stampa di questo weekend. Riemerge da un cassetto il piano strutturale, siamo a Bovalino, la ripresa dell'iter sarebbe nei programmi immediati della commissione prefettizia, ufficio tecnico da ampliare grazie alle agevolazioni previste per i comuni sciolti. Pendono in municipio circa 1500 domande di condono edilizio cui è impossibile oggi dare seguito. Andiamo avanti, a Caologna ieri la protesta all'istituto agrario, ecco il plesso scolastico, allievi dell'istituto di Marina di Caologna davanti all'inadeguata sede di via Magna Grecia. L'istituto agrario cerca nuove aule, il sindaco era informato da marzo, monta la protesta di studente e personale docente. Il sindaco di Caologna Riccio afferma segnalazione pervenuta giorno 16, ma risolveremo il problema, assicura il primo cittadino caolognese. Le iscrizioni sono aumentate e il plesso risulta ora insufficiente per i circa 150 allievi, scrive Armando Scuteri, che riporta un ampio servizio. Siderno, differenziata spinta, ancora tanti dubbi. Stamane alle 10.30 in municipio il convegno organizzato dal Partito Democratico, ci saranno anche i tecnici del comune e di Locri d'Ambiente pronti a rispondere a tutte le domande. Gioiosa Ionica per la giudiziaria, inchiesta Acero Bis, scarcerato Malfone. Il GP di Reggio Calabria ha concesso l'obbligo di dimora per Antonio Salvatore Malfone, indagato nell'ambito del procedimento
provvedimento denominato in codice Acero Bis. Centro giovanile di Monasterace, Italia Nostra, resta contraria. Non convincono a Monasterace le spiegazioni del primo cittadino, Cesare De Leo. Scarfò, nessuna garanzia sullo smaltimento della nafta e sui fondi necessari. Alcune notizie in brevi, la prima arriva da Siderno Superiore, il nuovo volume sui martiri di Gerace, domani la presentazione. A Siderno, circonvallazione nord, via invece alla bitumazione, a Brancaleone si presenta il libro invece di Francesco Iriti. Era questa l'ultima notizia. Per quanto riguardava la Ionica, si va completando la nostra diretta della rassegna stampa, che è anche la nostra prima pagina di informazione che giornalmente vi offre Telemia con la rassegna stampa e con i fatti del giorno. Oggi tanti fatti importanti che poi ritroveremo anche nel nostro TG News alle 13.30. La regina non ha paura del fortissimo Lecce, Zeman, ce la giocheremo, dice il tecnico degli Amaranti. Il Catanzaro per uscire dal tunnel si affida ancora al 3-4-1-2, vediamo le sfide che si giocheranno tra oggi e domani, ci saranno tanti anticipi per quanto riguarda naturalmente il calcio. Promozione Gioiese fuori, Laureanese Soriano per il poker nel girone B, sono le diverse sfide che si giocheranno in promozione e in prima categoria. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud, abbiamo fatto il punto di quelle che erano le notizie più importanti sui principali quotidiani calabresi di oggi, Gazzetta e il Quotidiano del Sud. Vi ringraziamo per averci preferito, vi ricordiamo il nostro portale www.telemia.it per essere sempre aggiornati in tempo reale insieme alle nostre pagine Facebook. Grazie per averci seguito e buon weekend a tutti. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, frassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Air Cosmetic SAS di Francesco Meduri comunica che sono aperte le iscrizioni alla scuola professionale per parrucchieri. Air Cosmetic è anche il tuo parrucchiere di fiducia e centro estetico. Problemi di caduta, forfora o capelli grassi, la risposta giusta è nei prodotti Air Cosmetic con la nostra officina di produzione cosmetici. Prodotti personalizzati per parrucchieri ed estetisti. Info corsi 0964 29782. Air Cosmetic SAS di Francesco Meduri, via Marconi a Locri, belle ed affascinate da una prospettiva lavorativa dinamica e sicura. Cantina Enopolis Bivongi, una tradizione che proviene dall'antica Caudon. La costante applicazione. Nasce il vino Enopolis Bivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Bivongi racconta una terra. Garantisce Enopolis Bivongi.
mvsupermercati.e, via nazionale a Monastrace Marina. La freschezza quotidiana in un banco assortito per avere sempre il meglio. Inoltre, salumi artigianali di nostra produzione. Fare la spesa non è stato mai così facile. Con le nostre offerte settimanali scaccia crisi, le migliori marche al prezzo più basso. Ed inoltre il nostro grande servizio della consegna a domicilio. MV supermercati.es, via nazionale, Monastrace Marina. Risparmio garantito. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani. Pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi. Abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, balloon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.